Oggi è ufficialmente partito Ethereum 2.0 e con esso il famigerato staking. Questa è un'opportunità che non ti vuoi assolutamente perdere perché offre un rendimento veramente interessante, in particolare nella fase iniziale dello staking. Tuttavia scommetto che non hai nessuna intenzione di acquistare l'hardware dedicato, configurarlo, metterlo in piedi e acquistare magari anche 32 Ether per avere il tuo nodo validatore, e non hai nemmeno intenzione di tener bloccato 32 Ether o più per un anno, due anni, chissà quanto. Fortunatamente ci sono tantissimi servizi che permettono di bypassare questi limiti, offrendoti di fare staking al posto tuo, in cambio ovviamente di una piccola commissione, e togliendo la barriera d'ingresso di 32 Ether. Inoltre ti mettono a disposizione la loro liquidità, quindi in sostanza gli Ether che tu vincoli li ottieni comunque, li puoi comunque sbloccare in qualche modo, che tra poco vedremo qual è. Nel video di oggi ti spiego tutto quello che devi sapere se vuoi iniziare a fare staking di Ether 2.0 e guadagnarti una rendita su di esso. Andiamo a confrontare i diversi metodi con cui lo si può fare, con particolare focus sui pro, i contro, i rischi e le commissioni che dobbiamo pagare ad ognuno di essi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Che cos'è Ethereum 2.0? Se volete saperne di più dal punto di vista tecnico andando a vedere tutte le sue fasi di sviluppo, vi rimando ad un vecchio video che ho fatto un po' di mesi fa dove spiegavo il tutto nel dettaglio. Lo trovate cliccando qua in alto a destra il link. Attenzione che oggi è stata lanciata soltanto la cosiddetta Phase 0 di Ethereum 2.0, ovvero la Beacon Chain. Quindi non aspettatevi che da domani le fee su Ethereum calano, che è diventata scalabile tutto quanto. È solo un inizio di questo passaggio tra Ethereum ed Ethereum 2.0. Quindi non bisogna preoccuparsi nemmeno di dover cambiare i propri Ethereum. Insomma è tutto tranquillo, tutto come funzionava prima. L'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare, se ci interessa l'opportunità dello staking, è appunto il mettere a rendita i nostri Ether, perché da oggi è possibile. Ci sono molteplici modi per farlo, da quelli più da purista, da sviluppatore, quindi da colui che vuole fare il massimo, magari anche a maggior spesa, per supportare la blockchain Ethereum e che ha il know-how tecnico per farlo, fino al più amatoriale, ovvero che semplicemente vuole il minimo sbattimento possibile, vuole depositare i suoi Ether in un posto dove sa che gli rendono e sa che li può svincolare quando vuole. C'è tutto uno spettro di possibilità tra questi due estremi e oggi le andiamo a vedere tutte. Una domanda per voi prima di iniziare: chi di voi è veramente interessato a fare staking di Ethereum 2.0? Pensate che ne valga la pena e che il rendimento valga la maggior complessità rispetto all'utilizzo magari di una piattaforma DeFi o SeFi? Scrivetemelo nei commenti che così ne discutiamo. In questo prospetto vedete tutte le soluzioni di servizi di staking su Ethereum 2.0 ordinate per difficoltà. In alto trovate le più semplici e in basso quelle un po' più complicate. Adesso noi le andiamo a visionare partendo dalle più complicate a salire una alla volta nel dettaglio. Questa slide ogni tanto ci torniamo giusto per fare un confronto il punto della situazione e ve la lascio ovviamente linkata giù nella descrizione in modo che ve la possiate guardare anche voi con calma. Partiamo quindi dai nodi self-host, come si suol dire, ovvero noi acquistiamo l'hardware necessario a far girare un nodo validatore e lo facciamo girare, appunto lo mettiamo in piedi. Che cosa serve? Serve l'hardware, quindi, o in alternativa una VPS, ovvero affittare un server in cloud online, e su questo hardware far girare il client, si chiama, che permetta la validazione, il setup di un nodo validatore di Ethereum 2.0. Oltre a questo c'è il requisito di Ether, perché servono 32 Ether per ogni nodo validatore che si vuole far girare. Quindi questi sono i costi di setup. Inoltre abbiamo il costo della connessione di rete, perché il nostro hardware deve essere sempre online, attenzione, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e il costo dell'energia elettrica, chiaramente, per alimentare il nostro hardware di staking. Questo sicuramente è il massimo per i puristi, per i supporter della blockchain Ethereum, in quanto andiamo a contribuire alla decentralizzazione della blockchain avendo il nostro nodo, e inoltre è una soluzione totalmente non custodial, perché i fondi sono sempre ovviamente in nostro possesso, non dovendoci affidare a terzi. Tuttavia ci sono alcuni danni collaterali, se così li vogliamo chiamare, ovvero, come vedete qua, le commissioni, che in realtà sono quantificati i costi di mantenimento del server, dell'hardware, poi il fatto che gli Ether sono bloccati fino alla fase 1.5, poi ci vogliono almeno 32 Ether, e c'è
il rischio, attenzione, di slashing. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il nostro server si comporta in maniera malevola, incluso il fatto che magari è offline troppo spesso, rischiamo delle penalità, quindi di essere ricompensati meno o peggio ancora di perdere dei fondi. Per quelli un po' meno esperti ci sono i nodi preconfigurati che vedete qua sopra, che in sostanza è esattamente come avere il proprio nodo, ma si acquista l'hardware già pronto, quindi si salta tutta quella fase di configurazione. Vantaggi e svantaggi sono gli stessi detti poco fa, però abbiamo ovviamente il vantaggio del non doverci mettere a programmare noi. Di contro però queste soluzioni hanno un costo, come vedete due soluzioni sono Avado, che vi manda proprio questa scatolina che voi l'attaccate all'alimentazione, alla rete, ed è pronta a iniziare a fare staking. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare il servizio LaunchNodes, che invece è un servizio in cloud, non vi manda l'hardware ma vi affitta un server in cloud, ma questi servizi hanno un costo. Avado costa poco meno di $2,000 e LaunchNodes ha un costo annuale di 1000 qualcosa dollari, quindi capite benissimo che ha senso se si vuole fare i validatori con grandi quantità di Ether. Ovviamente anche in questo caso vale il fatto che servono almeno 32 Ether, perché di fatto io sto mettendo in piedi il mio nodo validatore. Andiamo avanti con il cosiddetto validator as a service. In realtà qua ci stiamo appoggiando a un servizio di terzi, ma soltanto per la parte di validazione. Cosa vuol dire? Quando io vado a depositare i fondi nello smart contract di Ethereum 2.0, ci sono due tipologie di chiavi private: le chiavi che permettono di trasferire i fondi e le cosiddette validation keys, che permettono di eseguire le operazioni appunto di validazione, quindi quelle che fanno anche ottenere la rendita sullo staking. Il validator as a service si occupa soltanto della parte di validazione, quindi si può definire semi-custodial, come vedete, perché i fondi di fatto sono in nostro possesso, noi deteniamo le chiavi per movimentarli, ma loro detengono le validation keys, quindi è questa soluzione ibrida. In questo modo non c'è bisogno di nessun tipo di hardware e nessuna preoccupazione su quello, ma serve avere comunque almeno 32 Ether o multipli per usufruire del servizio. Andremo ovviamente a pagare una commissione al servizio stesso, che può essere o in percentuale oppure una cosiddetta flat fee. C'è anche il rischio di slashing, perché se ovviamente il provider del servizio fa qualcosa di sbagliato o si comporta male, i fondi a rischio sono i nostri. Vi faccio un esempio di quello più conosciuto come validator as a service, che è Stakefish, che si occupa dello staking su diverse piattaforme, in realtà su diverse blockchain, ha lanciato anche quello per Ethereum 2.0. È interessante che offre anche la testnet per chi vuole provare prima di farlo a tutti gli effetti, e una tariffa early bird per i primi arrivati di solo 0,1 Ether per ogni validatore, quindi per ogni 32 Ether andati a depositare. Semplificando ulteriormente le cose, arriviamo alla soluzione più popolare, ovvero gli staking pools. È la più popolare perché la complessità è minima e la flessibilità è massima, ovvero noi non dobbiamo preoccuparci di nulla se non di interagire con un'interfaccia grafica e andare a approvare una transazione che effettivamente mette in staking i nostri token sui loro pool, e possiamo farlo anche con meno di 32 Ether. I contro quali sono? Che abbiamo delle fee abbastanza elevate, all'incirca del 10%, e inoltre che introduciamo il rischio di controparte, perché comunque noi stiamo affidando completamente i nostri fondi a questi pool, che se vengono hackerati, se vengono bucati, se scammano, se fanno qualsiasi cosa che non va, noi ci rimettiamo ovviamente in quanto gli abbiamo delegato tutti quanti i nostri fondi. Molti di loro utilizzano degli smart contract, perché di fatto poi, essendo tutto su blockchain Ethereum, molto si basa sugli smart contract, quindi bisogna stare attenti che questi smart contract abbiano i dovuti audit, perché sono il primo punto di debolezza che potrebbe essere bucabile da eventuali hacker. Un altro grosso vantaggio introdotto dagli staking pools è il fatto di sbloccare la liquidità degli Ether messi in staking tramite un mercato di token derivati, si chiamano. Vi faccio un esempio concreto per farvi capire meglio. Se io metto 5 Ether, supponiamo, in staking attraverso un pool, mi vengono dati 5, chiamiamoli PETH, che sono questi Ether con la P davanti che sta per pool nel mio esempio, che sono dei token che rappresentano in scala 1 a 1, in rapporto 1 a 1, gli Ether che ho messo nel pool. Quindi in sostanza, se si crea un mercato secondario dove si può scambiare questi PETH con altri token,
token, io posso in qualsiasi momento, teoricamente, se c'è liquidità sufficiente in questo mercato, andare a recuperare gli Ether. Questi PETH, tra l'altro, teoricamente dovrebbero aumentare di valore nel tempo, perché includono nel loro pricing anche le ricompense di staking accumulate in quel periodo. Quindi è un funzionamento molto intelligente che permette a tutti gli stakers di avere a disposizione liquidità anche mentre i loro Ether sono vincolati, prima di poter fare il redeem alla fase 1.5 di Ethereum. Vi faccio alcuni esempi di staking pools perché sono sicuramente quelli più interessanti. Abbiamo Rocket Pool, che è uno dei più famosi perché è attivo dal 2016, che sta studiando Ethereum 2.0. Permette di fare staking a partire da 0,01 Ether e in cambio vengono dati i token RETH, i token derivati, che si possono scambiare eventualmente su mercato secondario. Inoltre applica le cosiddette socialized losses, ovvero la distribuzione delle perdite dovute ad un eventuale slashing a tutti gli utenti e non solo al povero sventurato a cui capitano. Quindi in sostanza va a mitigare moltissimo il rischio, minimizzando la perdita per tutti. Continuando, abbiamo Staker, che utilizza l'infrastruttura di Anchor, che è una blockchain finalizzata al cloud computing, alla decentralizzazione e alla condivisione del cloud computing, sulla cui appunto infrastruttura si può installare e creare dei nodi di validazione di Ethereum 2.0. Grazie ai suoi micropool permette di andare a mettere in staking a partire da 0,5 Ether, che è l'unità minima. La commissione è del 12% e la cosa interessante è che questa commissione va ai validatori, perché con Staker ci si può proporre anche come validatori. Si va a mettere un po' più di Ether, mi pare che il minimo sia 16, correggetemi se sbaglio, e in cambio però si ricevono le fee da validatori, quindi si va ad avere un ruolo molto più importante ed è una fonte di guadagno ancora più interessante che mettere in staking soltanto gli Ether stessi. Anche in questo caso si ricevono poi i token derivati, che sono gli AETH, in questo caso dove A sta per Anchor, scambiabili poi su mercato secondario. Staker è già attivo, attenzione. Poi abbiamo Stakewise, che è un altro pool sempre già attivo e che va per la maggiore. Come vedete, Staker ha 5.800 Ether e Stakewise ne ha 27.300. La fee applicata è del 10% e in questo caso la cosa interessante, che è un po' il game changer in questo settore, è che vengono dati due token derivati diversi. Uno è l'STETH, che sta per Staked ETH, e l'altro è l'RWETH, che sta per Reward ETH. In sostanza, gli STETH vanno a maturare degli RWETH, cioè da immaginarlo come una sorta di dividendo che ogni Ether messo in staking darebbe periodicamente e viene dato sotto forma di RWETH. E l'avere un mercato secondario diverso per ognuno di questi due token è interessante dal punto di vista della price discovery del token, quindi del suo mercato stesso, della sua liquidità, e soprattutto mette molta meno selling pressure sui token stessi, perché ci sono meno opportunità di arbitraggio, detto in parole povere. Quindi vi dico già che è il servizio che io preferisco personalmente in quanto pool di staking. Infine abbiamo l'ultimo tipo di soluzione, che è la lending platform, che altro non è che appunto una piattaforma di lending come BlockFi, come Celsius. In sostanza qui funziona in questo modo: noi andiamo a mettere i nostri Ether come collaterale e in cambio ci vengono dati degli USDC, ma nel frattempo i nostri Ether maturano l'interesse di Ethereum 2.0, dello staking, e quando andiamo a chiudere il prestito, una volta che la liquidità verrà sbloccata alla fase 1.5, noi riceveremo gli Ether più la ricompensa. Quindi nel frattempo abbiamo questo cuscinetto di liquidità dato dagli USDC che nel frattempo ci vengono dati, che insomma va a ridurre l'immobilizzazione di capitale. Però ci sono dei però. Innanzitutto il rischio di controparte, perché ci stiamo fidando di fatto un'azienda che ci fa credito, nonostante le credenziali ce le abbia, se andate ad approfondire, insomma è una piattaforma che sembra sicura. Il loan to value è del 50%, il che significa che per un Ether noi andremo a ottenere in USDC la metà del suo valore, e c'è, attenzione,
il margin call al 65%, il che vuol dire che se andiamo a vedere un dump di Ethereum fino a quel punto lì, allora noi veniamo liquidati, ovvero perdiamo per sempre il nostro collaterale. Non c'è tuttavia una fee, una penalità in caso di liquidazione. Vi dico il mio personale parere, io eviterei, tenderei assolutamente ad evitare questo servizio, anche perché non sono riuscito a capire che commissioni applica, è molto poco trasparente, quindi io ve lo dico giusto per darvi la possibilità di conoscerlo, ma personalmente non lo utilizzerei. Infine abbiamo la possibilità più semplice, ovvero gli exchange. Coinbase e Binance hanno già dichiarato di supportare lo staking di Ethereum 2.0 creando i loro mercati derivati interni, esattamente come gli staking pools. Noi andiamo a vincolare l'Ethereum sull'exchange, ci viene dato un token che rappresenta quella quota e quel token poi verrà listato sull'exchange stesso. Quindi il fatto che viene listato sull'exchange sicuramente tranquillizza dal punto di vista della liquidità, e la difficoltà è minima perché è veramente, come dice qui, deposit and forget. Di contro è la soluzione più custodial in assoluto, perché è centralizzata, noi stiamo di fatto delegando tutto il potere di validazione agli exchange stessi, quindi i puristi non saranno sicuramente contenti. E voi qual è la scelta che preferite? Quale vi ispira di più? Fareste soprattutto staking di Ethereum 2.0 oppure no? Pensate che ne valga la pena? Ditemelo nei commenti che ne discutiamo. Vi faccio un caro saluto e alla prossima!